Paese bellissimo. Ci si può perdere qui. Dimenticare che uomini e cose non sempre sono così semplici. Da quanto cavalchiamo insieme, Charlie? Saranno 10 anni. Quelli istruiti lo chiamano decennio. Ho sempre sperato che arrivasse un uomo gentile e premuroso. Io non sono quello che credi, Sue. Mi chiamo Denton Baxter. Alla gente di queste parti non piacciono gli allevatori nomadi. C'è sempre stata terra in abbondanza per tutti. I tempi cambiano, Mr. Spearman. Il più delle volte un uomo ti rivela le sue cattive intenzioni, se sai ascoltare. Per quelle vacche ti faresti uccidere. Non è per le vacche. Un uomo non può dire a un altro uomo dove andare in queste terre. Il vigno beffardo dello sceriffo non mi va giù. Sanno tutti che stiamo per batterci. Sperano solo di non essere coinvolti. Gli uomini di Baxter hanno ucciso un nostro amico. Hanno sparato a un ragazzo di 16 anni e lo hanno preso a bastonate. È in fin di vita. Io non ho problemi a uccidere, boss. Mai avuti. Oggi verranno uccisi degli uomini. E sarò stato io. Un uomo ha il diritto di proteggere la sua proprietà e la sua vita. E non lasceremo che un ranciero e il suo sceriffo ce ne tolgano. Se non ci dovessimo rivedere, voglio che tu sappia che pensavo tutto quello che ti ho detto. E ho apprezzato quello che tu hai detto a me. Dovevi scappare finché potevi, Spearman! Hai ucciso tu il nostro amico. Esatto. Fuori da questa casa! Forse non lo sai, ma ci sono cose che un uomo sopporta meno dell'idea di morire.